Buonasera da Bruno Vespa. Abbiamo oggi una notizia sensazionale, una notizia molto importante, fondamentale, soprattutto per questi giorni, che ha colpito, diciamo, l'opinione pubblica. Nasce dalle analisi fatte dall'ARPAF circa i cigni morti annuale. È stato scoperto che probabilmente è colpa del caldo, ma in questo io vorrei, diciamo, snocciolare, diciamo, la questione in maniera più precisa, perché è fondamentale questa cosa. Caldo e siccità hanno ucciso i cigni degli spalti di Noale. Lo confermano le analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Legnaro, che ha analizzato le carcasse degli uccelli acquatici morti nei giorni scorsi intorno alla Rocca. A chiedere le indagini erano stati i servizi veterinari dell'ASL 13. Gli esperti di Legnaro hanno dunque effettuato tutte le analisi, in particolare sul povero cigno trovato morto in zona il 28 luglio. L'esemplare, questo magnifico esemplare di cui tutti piangiamo la dipartita, è un maschio adulto, non presentava alcun corpo estraneo nello stomaco e aveva l'intestino vuoto, scusate, mi sto quasi commuovendo. Escluso pertanto che la morte sia sopraggiunta per avvelenamento o soffocamento. Le analisi hanno escluso anche un decesso per aviaria, infezione virale o batteriologica, e tutti gli esami effettuati hanno dato esito negativo, così come l'esame sulla tossina botulinica. La moria sembra dunque essere stata causata dal forte caldo che ha surriscaldato l'acqua in quei giorni, creando in alcuni punti zone asciutte. Circostanza che peraltro i tecnici del consorzio Acque Risorgive, malgrado la scarsità di acqua a monte, sono riusciti subito a risolvere, facendola defluire per colmare i punti rimasti in secca. Abbiamo qui a questo punto l'assessore all'ambiente Alessandra Dini, che ci vuole dire qualcosa circa questa notizia che ci ha tutti quanti traumatizzati. Sì, io vorrei dire che tutti gli enti sono stati avvisati fin dal momento in cui è arrivata la prima segnalazione. È stata proprio una task force. E hanno svolto soprattutto nei giorni più delicati in cui il caldo aveva raggiunto livelli di allerta. Il monitoraggio è stato costante e ho chiesto al consorzio di avere alcune valutazioni per implementare la flora acquatica sugli spalti o in via le rimembranze, che per noi rappresentano la cornice di un'area di interesse storico anche da rispettare per il suo valore ambientale e sociale. Grazie assessore Alessandra Dini per il suo prezioso contributo. Purtroppo questa è la notizia, diciamo, del mese che colpisce tutta la cittadinanza, tutta l'opinione pubblica, di cui dobbiamo darvi notizia. Io rimango senza parole. Purtroppo i cigni sono sempre stati, la morte del cigno è sempre stata qualcosa che ha colpito, diciamo, a livello culturale, a livello sociale, tutti noi. Questo povero cigno morto ci lascia veramente sgomenti.